L'idea di fare una tavola rotonda su garantismo e giustizialismo viene da una serie di confronti con Cataldo Intrieri, in cui ci siamo resi conto che il tema è centrale nel dibattito pubblico. La cittadinanza, i cittadini italiani sono divisi con posizioni spesso a prioristiche sull'uno o sull'altro versante. La stessa classe politica a volte interpreta anche entrambi i ruoli e entrambe le posizioni e comunque si schiera sull'una o nell'altra posizione. Era importante secondo noi fare un punto, cominciando dagli operatori del diritto, quindi magistrati, avvocati, mondo della cultura giuridica, ma anche dell'informazione, per individuare in questa stagione che cosa significa innanzitutto essere giustizialisti e che cosa significa essere garantisti. Noi possiamo aspettarci nella stagione che si profila un vento forte di giustizialismo, forse addirittura di populismo giudiziario, quindi è importante creare un fronte di ragionamento comune, io spero anche di condivisione di valori su questi temi, per trovarci attrezzati nella fase che ci aspetterà a esprimere delle posizioni culturali nette su questi temi, magistrati, avvocati e possibilmente anche mondo della cultura universitaria e dell'informazione. Ma rispetto a quello che è avvenuto e al punto in cui siamo, una piccola riflessione su quel che abbiamo fatto, ognuno per lo suo, magistratura da una parte, avvocati e accademici dall'altra, la dovremmo fare. Qualche cosa da farsi perdonare la magistratura nel complesso ce l'ha? Ma io sono convinto che ovviamente qualsiasi riflessione per il futuro non può che partire dalla ricognizione del passato e anche dalle cadute del passato. Io per questa parte mi limito adesso alla magistratura, domani cercherò di proporre anche delle suggestioni agli altri interlocutori. Per esempio, la magistratura per lungo tempo si è adagiata su una posizione nella quale sostanzialmente tutti a parole erano garantisti, salvo poi nella pratica assumere degli atteggiamenti che a volte erano addirittura insofferenti rispetto alle garanzie. Abbiamo passato una lunghissima stagione senza far chiarezza tra di noi. Io credo che invece in questi ultimi anni si stia creando l'opportunità anche all'interno della magistratura per, come dire, separare le acque e collocarsi con, come dire, potenza di ragionamenti anche culturali sull'uno e sull'altro versante, dato che anche all'interno della magistratura oggi c'è chi rivendica pubblicamente una posizione giustizialista con il quale confrontarci e non si nasconde più dietro un ipocrita garantismo non praticato. Il tema secondo me si interferisce molto con la percezione da parte dell'opinione pubblica. Un'opinione pubblica che è ormai drogata da un mondo della comunicazione, ma anche da un mondo politico, che riecheggia i temi della sicurezza e esalta, al di là della realtà, i problemi della sicurezza. Cioè, anche quando non abbiamo sicurezza, gli organi di informazione ripresi dalla classe politica, parte della quale addirittura cavalca il tema della sicurezza, e spinge segmenti importanti, forse in alcune zone d'Italia anche maggioritarie dell'opinione pubblica, verso posizioni di richiesta di maggior giustizia sostanziale. Quello che dobbiamo fare noi quindi è un'operazione che parta da una base culturale, ma ripristini la verità della realtà giudiziaria, delle realtà criminali, dei fenomeni. L'altro aspetto che però dobbiamo curare, noi che abbiamo attenzione per le garanzie e vogliamo che vengano conservate, è che le garanzie che ci sono si coniughino con una maggiore efficienza dell'interno sistema sanzionatorio per quale noi lo conosciamo, per fare in modo che questo sistema, con un coefficiente alto di garanzie reali, sia però anche funzionale e restituisca quel tipo di sicurezza che non vogliamo che venga data attraverso inasprimento delle pene, attraverso sommarizzazione del giudizio, attraverso un sistema che trascini il processo nella logica securitaria. C'è una responsabilità dell'informazione, però secondo me c'è una importante responsabilità della classe dirigente di questo Paese, perché spetta alla classe dirigente di questo Paese, e mi riferisco soprattutto alla politica, eventualmente correggere la percezione che i cittadini hanno anche in base a una errata informazione. Dopodiché noi abbiamo un sistema Paese italiano in cui c'è una forte interferenza del soggetto politico sull'informazione, per cui la politica fa anche informazione oltre a gestirne gli effetti.
E quindi a maggior ragione è responsabilità di una politica che per esempio gestisce i palinsesti televisivi, che interferisce o influenza fortemente la linea editoriale di molti giornali, e quindi è, come dire, doppiamente responsabile, non solo per non aver arginato il messaggio, ma anche per non aver contribuito nella parte in cui è in qualche modo anche editore di informazione a un messaggio corretto ab initio.